Tokyo questa mattina al risveglio. Sovrintendente Vergnano, seconda tournée a Tokyo, è soddisfatto? Sono molto soddisfatto, lo sarò ancora di più se alla fine di questa seconda tournée avremo un invito anche per la terza, perché poi in realtà noi lavoriamo per il futuro. Certo, il presente è importante, il presente è anche gratificante. Abbiamo fatto una grande Tosca, un Requiem di Verdi indimenticabile e un grande ballo in maschera. Siamo partiti bene. Se arriveremo così bene, sono convinto e fiducioso che avremo anche in futuro il terzo viaggio a Tokyo. E questo è l'obiettivo, guardare avanti, contenti del presente, ma lavorando per il futuro, ovviamente. Bene, allora aspettiamo la prossima tournée. Grazie. Siamo con il signor Funabiki, il responsabile dei tecnici giapponesi. Qual è la parola giapponese che ci vuole dire oggi? E Ah, scusate, cosa significa, anche se intuisco? Sono esaurito. Anch'io sono esaurita, condivido con lei la sua posizione. Grazie mille. A tutti, prima che avevo solo prova con l'orchestra non mi avevano dotato di microfono, era qualche precisione. Allora, squadra vincente non si cambia, quindi i solisti sono gli stessi del Requiem, perché quando una squadra di calcio funziona. Non sarà ovviamente possibile riprendere il concerto, quindi le immagini della pillola di passione dedicata al Gala Rossini sono quelle delle prove. Il maestro Noseda è tornato da Barbara Frittoli e Daniela Barcellona. Un in bocca al lupo prima dello Stabat Mater. Crepi il lupo. Povera bestia. Per par condicio anche un in bocca al lupo a Mirko Palazzi e Piero Pretti e il maestro Noseda. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Sti poveri lupi. Povera bestia. Applausi già alla fine della prima parte del Gala Rossini, dopo la Gazza Ladra, il Barbiere di Siviglia e il Guglielmo Hotel. Tra poco, Stabat Mater.